Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Allora, ci troviamo nello snapshot 15W38. Molto bene, cominciamo subito. La prima modifica che è stata fatta è l'aumento della possibilità di trovare cioè, le patate, le carote e le... Adesso aspettate. E le barbabietole. Quando si vanno a raccogliere, cioè se ne trovano di più. Lo stesso vale per questo. Ora, adesso i testificate coltivano anche le barbabietole. Eccole qua. Ne raccogliamo un paio. E adesso sono andati tutti dentro. Vediamo se ne trovo uno. Ma oh. Aspettate che mi rimetto in creativa così facciamo prima. Vediamo se funziona con questi oppure no. Ok, ha funzionato. Guardate, io butto le barbabietole per terra e il villico se le prende. In pratica adesso coltivano anche le barbabietole, oltre alle vecchie coltivazioni. Poi abbiamo gli scheletri che sono stati modificati. Come vedete hanno le braccia abbassate e forse si nota già che sono più veloci. Se io adesso mi metto in survival, ma proprio rapido rapido rapido, vedete, non restano più fermi su un punto, ma si muovono, e oltre a muoversi corrono. Cioè, se mi perdono di vista, è che adesso stanno combattendo tra loro. Aia. Guardate come corrono. Adesso. Aia. Aspettate che torno in game mode 1. Ok, ce l'ho fatta per un pelo. E vi faccio vedere un'altra cosa che è sugli scudi. No, come si chiama qua? Non scudo, come diavolo si chiama? Shield. Ah, è vero, non è ancora stato tradotto. Va bene, mi rimetto in survival e vi faccio vedere questa cosa. Che sono morto come un coglione. Recupero la roba e ve lo faccio vedere. Mi ero dimenticato di farmi tornare o mettermi la Keep Inventory. Dov'è che sono morto adesso? Che non vedo più gli scheletri. Li sento ma non li vedo. Sono morto qua. Sono diventati invisibili gli scheletri. Che caspiterina. Boh, vabbè. Allora prenderò di nuovo lo scudo e scheletri. Per farvi vedere la novità. Allora, se io adesso metto uno scheletro qua, vado in survival e metto lo scudo. Vedete, rispedisco indietro le frecce e consumo lo scudo. Il che è molto utile. Avendo spawnato un solo scheletro, si vede meglio che lo scheletro tenta di non, cioè non vuole restare fermo, non rimane fermo e si muove di continuo. In più, che cazzo? Ah no, è ancora lo scheletro. In più, se ci avviciniamo, cercherà di allontanarsi. Ecco, adesso mi ha ucciso lo zombie. Vabbè, mob invisibili. E c'è anche la bella animazione. Allora, adesso vediamo se riesco a fare questa cosa qua. Vediamo. Vediamo se spawna. Ecco, ho trovato un uso utile di questo tipo di command block. Cioè fare questo, che è fighissimo. Sentite che casino assurdo. Ok, non ha funzionato. Quindi proviamo con cos'era? Weather Thunder. Perché sto facendo spawnare fulmini. Se adesso me ne venisse fuori uno sarebbe fantastico. No, aspetta. Thunder, sì, è giusto. Perché non viene giù neanche un fulmine?
proviamo a rifarlo con questo. No. Non succede e non capisco perché. Boh. O era perché ci doveva essere uno scheletro forse. Vediamo. Forse mi sono dimenticato che dovrebbe esserci uno scheletro. Scheletro è morto, quindi no. Certo, no. Insomma, ve lo dico perché non riesco a farvelo vedere. Qua non capita neanche un fulmine. Ve lo dico e basta. In pratica, quando cade un fulmine, adesso sta laggando da morire. Tra la pioggia e generazione del mondo, meglio tornare indietro. Quando cade un fulmine, si ha la possibilità che spawnino fuori i cavalli scheletri con sopra lo scheletro. Potrete tenervi il cavallo uccidendo lo scheletro sopra. Bene, togliamo questa pioggia che avrebbe dovuto fare fulmini ma non li ha fatti, e non capisco perché. E non sono riuscito a farvi vedere gli scheletri, ma amen. Cioè, vi ho detto che ci sono. Poi, quando un animale domestico muore o viene ucciso, vi verrà scritto che è morto, che adesso ve lo faccio vedere. E ne avevo lasciato uno o due qui dentro. Dove sono i cani che avevo lasciato qua? O li avevo lasciati in giro? No, li avevo lasciati qua in giro. Eccoli qua. Se io adesso per esempio faccio uccidere questo, lo faccio bruciare nella lava, esatto, in basso a sinistra vedete scritto lupo ha provato a nuotare nella lava. Perché? Perché io l'ho addestrato e adesso è un mio cane. Una volta te lo diceva solo esclusivamente se gli avevi dato il nome, adesso lo fa sempre. Quindi se io adesso lo uccido, vedete, lupo ha camminato nel fuoco mentre combatteva con Megalobby, che sono io, ed è morto. Questa è l'aggiunta. Inoltre è stata aggiunta un nuovo obiettivo, che è lo Stat Sleep in Bed. In pratica questo obiettivo, questo statistica più che altro che obiettivo, conta quante volte si dorme su un letto. Come potete vedere, adesso io qua sulla destra ho dormire, che è il nome che ho dato a questa statistica. Il mio nome è il numero 3, perché io ho dormito 3 volte, cioè mi sono messo a letto 3 volte. Adesso 5, 6, facciamo 7, dai, ok, e 7 volte. E questa è la nuova statistica. Con questo abbiamo finito le novità per questo snapshot. Vi ringrazio tantissimo per la visione, ci vediamo nel prossimo video. Commentate, mettete mi piace, like, e grazie ancora a tutti. Ciao!